Simona, complimenti. 2, 4, 8, 1005, non è una tabellina, ma è una pioggia di risultati per te qui. Sì, sì, è stato davvero un bel campionato italiano assoluto. E niente, ritorno a casa contenta e carica per ricominciare a lavorare. Certo, e questi 400 ti sei qualificata, quindi è una distanza che stai piano piano esplorando? Sì, sì, per la prima volta mi qualifico, cioè stacco il passo qui agli assoluti per i 400 stile, quindi questo è sicuramente un ottimo riscontro, ecco. Vuol dire che sto migliorando anche un po' di più nella velocità, come infatti ho avuto la conferma anche nei 200 e questo è ottimo anche per migliorare il mio 800 e 1500. Certo, questo denota anche una certa flessibilità dell'atleta però. Sì, sì, sì. Beh, mi piace cambiare, insomma mi piace fare un po' tutto, ecco, non solo 800 e 1500, ovviamente quelle distanze rimarranno sempre le mie, diciamo quelle su cui mi focalizzo di più. Però ecco, spaziare un po' mi diverte anche. Certo, e allora in bocca al lupo. Credo, grazie. Diciamo, rivedendo, ripensando durante i 1005, le cui esci, ripensando questo campionato, quello che ti ha dato più, diciamo. Sì, sì, sono sicuramente i 1005, perché qui non avevo mai fatto un 15.53. E soprattutto come l'ho notato, cioè. Non ho fatto, diciamo, la fatica che solitamente facevo per nuotare 15.57, 15.59, 16 minuti. Ovviamente ho faticato perché comunque ho dato tutto, però ho gestito la gara in un modo diverso e questo è fondamentale. Tra l'altro hai vinto con un tempo inferiore a quello con cui hai vinto l'oro agli europei di Roma. Sì. Sì, quindi questo vuol dire tanto. Certo, agli europei ci sono arrivata parecchio stanca perché era metà agosto, quindi anche questo è da tener conto. Però sicuramente c'è stato un miglioramento nei 1005, cosa che non c'era stata negli ultimi 2 anni, un anno e mezzo. La ricciola fu poca, cosa c'è da fare e cosa c'è da non fare? C'è da lavorare, basta, e da non, insomma, non deconcentrarsi dall'obiettivo, non insomma essere focalizzati sui mondiali e basta, però è una cosa che ho sempre fatto, quindi penso di poterla fare. L'idea di fare il 400 il mondiale, cioè comunque? Sì, sicuramente non mi voglio togliere questa opportunità, però vedremo, ne parlerò con il mio allenatore. E vedremo cosa fare. Comunque ripeto, 800 e 1005 resteranno la priorità.